Presentato oggi a Macerata, così come tutti i comandi provinciali italiani, il calendario storico 2015 dell'Arma dei Carabinieri. Quest'anno è stato scelto come tema la famiglia e il rapporto che gli appartenenti all'Arma hanno con essa. Vengono infatti riportate nelle pagine finemente illustrate anche degli scritti inviati dai carabinieri alle loro famiglie in momenti drammatici. Nel calendario anche un po' di orgoglio maceratese, una pagina infatti è stata dedicata a Mamma Santuccia, donna nata e vissuta a Pontile di Fiuminata, tra l'Appennino umbro-marchigiano, che tra figli, nipoti e cugini ha avuto 12 componenti della sua famiglia appartenenti all'Arma dei Carabinieri. A parlare il comandante provinciale, il colonnello Stefano Di Giulio. Il calendario è un nostro motivo di vanto, è una grandissima tradizione e costituisce un cimelio che noi conserviamo gelosamente e che doniamo a tutte le persone care che comunque nel corso della nostra attività conosciamo e con cui veniamo in contatto, ai nostri amici e ai nostri familiari. Quindi è per noi veramente una fonte di grande pregio sia da un punto di vista di realizzazione ma anche da un punto di vista affettivo. In questa occasione il colonnello ha anche cercato di rassicurare la cittadinanza sull'ondata di furti che sta caratterizzando questa parte finale dell'anno. I nostri sforzi devono, in questo momento sono tutti concentrati su questa fenomenologia che sta rovinando le feste dei poveri malcapitati che sono stati vittima di furti in abitazione. Pertanto soprattutto in quest'ultimo periodo il nostro obiettivo sarà quello di garantire la massima proiezione esterna, non solo per ottenere quel controllo del territorio che è auspicabile, ma soprattutto per far sentire la nostra vicinanza al cittadino e per aumentare quella percezione di sicurezza che molte volte influisce anche sulla qualità della vita quotidiana.